Presidente Oikos, Claudio Balestri, la sostenibilità è un po' l'anima della vostra azienda, giusto? Sì, certamente. Noi fin dalla nascita, primo anno di attività 1984, quindi facciamo 28 anni e l'azienda nasce fin dal primo prodotto con un prodotto che guardava al mondo della sostenibilità. In quel momento non era questa la parola utilizzata, perché non era forse nemmeno conosciuta in questo ambito, ma si parlava di prodotti che fossero ecologici, che fossero nel rispetto ambientale. Noi abbiamo proseguito questo cammino, questa strada, e oggi devo dire che con grande soddisfazione che il mondo guarda con molta attenzione alla sostenibilità, altre aziende si sono impegnate per andare in questa direzione, e questo ci gratifica non solo in termini diciamo personali per aver portato avanti una battaglia, ci gratifica anche perché oggi la nostra azienda è diventata sempre più forte, sempre più conosciuta, ed è un marchio che viene identificato alla sostenibilità. In che modo applicate il criterio di sostenibilità nei vostri prodotti? La prima regola è il rispetto dell'ambiente, pensando se questa cosa in qualche modo può creare dei problemi all'ambiente. Questa è la prima domanda che sempre viene posta nell'ideazione e nella costruzione di un prodotto, di un materiale. Andare alla ricerca di quelle che possono essere delle materie che in un qualche modo vengono scartate, perché scartarle? Hanno la possibilità di una seconda vita? Se sì, e se sono nel rispetto ambientale, le rimettiamo in circolo. Ecco, facendo tutto questo lavoro di ricerca, ascoltando quelle che sono le esigenze del mercato e dei nostri clienti, ascoltando i nostri collaboratori che sono l'anima e la forza dell'azienda, facendo un grande lavoro di squadra. È una squadra che pensa, tutti quanti pensano sempre al rispetto in tutte le forme, anche nella vita interna dell'azienda, nella costruzione della fabbrica che abbiamo fatto, in tutte le forme comunque pensiamo sempre al nostro futuro. Sono tante le iniziative che seguite anche qui all'interno della Fiera Made, una tra queste è Green Home con la casa in canapa di Cibic. Come è avvenuta la collaborazione? È stata un'esperienza bellissima, le due strade quasi obbligatoriamente si sono incontrate, in quanto il grande Aldo architetto ha fatto della sua carriera professionale sempre una mission pensando alla sostenibilità, e quindi da anni porta avanti quest'idea di riuscire a realizzare una casa fatta con i vecchi sistemi della canapa, della malta. Ci siamo riusciti, lui è stato bravissimo, molto determinato. Alla fine gli ha dato la ragione, questa determinazione per riuscire a realizzarlo.